Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Oggi parleremo dell'importante riforma pensioni del 2021. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Naturalmente tutto gratis. In molti si stanno domandando quali saranno le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 riguardo le pensioni. Quota 100 sarà l'opzione sperimentale per i lavoratori privati e pubblici per tutto l'anno 2021. Il governo con la nuova riforma sta anche valutando la proroga di APE sociale e opzione donna. Per quanto riguarda i possibili aumenti per l'anno 2021, sembra che non ci siano buone notizie, visto che non ci potrebbe essere alcun aumento sugli assegni pensionistici. Secondo i dati Istat pubblicati ultimamente, il tasso di rivalutazione degli assegni previdenziali per il prossimo anno potrebbe essere pari allo 0,0%, dunque nessun aumento previsto. Ciò che sappiamo è che per tutto l'anno del 2021 fino alla conclusione di esso è stata riconfermata quota 100 e per quanto riguarda le rivalutazioni dell'assegno previdenziale sembra che non ci siano ulteriori novità. Al termine del mese di novembre verrà comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF in cui verrà fissato il tasso di rivalutazione provvisorio per le pensioni del 2021. Una speranza per i pensionati potrebbe essere la rivalutazione delle pensioni, in quanto i pensionati hanno diritto a beneficiare dell'incremento dell'importo dell'assegno previdenziale in base al costo della vita. Si tratta quindi di una rivalutazione della pensione, conosciuta anche come perequazione. Quindi, tenendo conto che il costo della vita è in continuo aumento e mutazione, una pensione non può essere la stessa. Quindi l'importo dell'assegno previdenziale dovrà essere adeguato al costo della vita. Ciò significa che se oggi un pensionato riceve un tot di importo per la pensione, tra 20 anni questa cifra potrebbe non essere più sufficiente per garantirgli una vita adeguata. Proprio per questa ragione entra in gioco la rivalutazione dell'assegno pensionistico, ovvero l'adeguamento della pensione a quello che sarà il costo della vita, all'inflazione o all'incremento dei prezzi e dei beni. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti!